Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, sono vestita e truccata come lo scorso video perché sto girando nello stesso momento, ovviamente. Oggi voglio parlarvi dei miei rossetti rossi preferiti. Il motivo è che siamo nella stagione natalizia. E non c'è stagione più perfetta di questa per portare il rossetto rosso. So che alcuni di voi hanno paura di indossarlo perché magari non l'hanno mai fatto, non ci si vedono. Vi do qualche piccolo consiglio: se non avete mai portato il rossetto rosso, innanzitutto questa è la stagione perfetta per provarlo perché vi sentirete meno fuori luogo delle altre stagioni, cioè Natale, tutti sbrilluccicosi, tutti con i rossetti rossi, quindi sicuramente sarà più facile indossarlo in questa stagione. Secondo piccolo consiglio: se non l'avete mai portato, o se in generale non portate dei rossetti dai colori sgargianti o abbastanza forti, cioè magari portate solo nude. Al 99%, se vi mettete un rossetto del genere, vi guardate allo specchio, vi guardate e dite: Oh mio Dio, che cosa ho fatto? Il motivo è che non siete abituati a vedervi con delle labbra così accese. Forzatevi un pochino a portarlo all'inizio, nel senso che probabilmente non vi vedrete bene allo specchio con dei rossetti così accesi, però portatelo qualche giorno consecutivo e poi continuate a metterlo. Magari, non lo so, un giorno sì, un giorno no, insomma, abituatevi a portarlo e a guardarvi con delle labbra accese e vedrete che sicuramente ci farete l'abitudine e l'occhio in un paio di settimane. Se poi le persone che sono intorno a voi vi prendono in giro, perché questa cosa non so per quale motivo, succede molto spesso, se cambiate anche una piccola cosa, magari il vostro compagno, i vostri amici, i vostri familiari, vi dicono: Ah, che cosa vi siete messi? Fregatevene, è così, le persone poi si divertono, insomma, a prendervi in giro, magari non lo fanno neanche in modo cattivo, però poi ci colpiscono particolarmente. Fregatevene, fate quello che vi piace, se volete iniziare a portare il rossetto rosso, portatelo e basta. Voglio farvi vedere i miei rossetti rossi preferiti. Sono quasi tutti rossetti liquidi. Wow, che novità! Se mi avete iniziato a seguire da poco, io porto quasi esclusivamente rossetti liquidi, almeno per quanto riguarda tutto ciò che è diverso dal nude, cioè di nude porto anche tanti rossetti normali. Ho iniziato a portare i gloss, però in generale di rossetti sgargianti preferisco qualcosa che è opaco e ben ferrato sulle mie labbra perché non voglio ritrovarmi con il rossetto rosso sui denti o che se ne vada in giro sul mio viso. Inizio a parlarvi di quello che indosso in questo momento, degli altri cercherò di mettervi, anzi vi metterò, non cercherò di mettervi, degli spezzoni mentre parlo per farvi vedere il prodotto da vicino, gli swatches e il rossetto indossato, così potete rendervi conto che effetto fa. Magari rispetto a quello che indosso in questo momento. Ci sono diverse tonalità di rosso, da quelle più arancioni, da quelle più blu, da quelle più scure a quelle più chiare. Ok, li ho presi tutti. Il rossetto che indosso in questo momento è un rossetto liquido di Morphe che si chiama Morphe. Questo rosso mi piace tantissimo. Come tonalità mi sembra una tonalità abbastanza neutra. Diciamo che secondo me vira leggermente più sul blu, però comunque contiene anche un po' di arancione all'interno, quindi rispetto a tanti che vi faccio vedere, la definirei una tonalità abbastanza neutra, né troppo chiara né troppo scura, una via di mezzo in tutti i sensi. Calcolate che questo rossetto rispetto agli altri che vi faccio vedere tende a seccarmi un pochino le labbra, infatti non è proprio il mio preferito in assoluto, però se lo devo portare lo porto tranquillamente, magari metto un po' di burro cacao quando sento che le mie labbra tendono a diventare davvero molto secche, però in generale trovo sia una tonalità di rosso molto portabile, quindi mi piace molto. Secondo rosso è per gli amanti dei rossi scuri, questo qui è il Super Stay Matte Ink di Maybelline nel colore 50 Voyager. Questo colore è pazzesco, diciamo che lo utilizzo più che altro in autunno, però anche ovviamente nella stagione natalizia, se voglio un bel rosso scuro, questo è quello che vado a prendere. Questi rossetti di Maybelline sono o amati o odiati, ma vi do un piccolo consiglio: quando li avevo presi non mi piacevano. Poi una ragazza qui sul canale mi ha scritto come applicarli e magicamente mi si è aperto un mondo. Se voi andate a mettere il rossetto e fate questa cosa, cioè diciamo stampate il rossetto sull'altro labbro, quello che succede è che il rossetto si tende a sgretolare, diventa super appiccicoso, insomma una schifezza. Dovete mettere il rossetto sul labbro inferiore, poi su quello superiore e non fare assolutamente questa cosa.
aspettate 1 o 2 minutini che il rossetto si asciuga, diventerà indelebile e anche molto confortevole perché è asciutto ma non va a seccare le labbra, la cosa mi piace tantissimo. Se volete ci potete mettere un po' di burro cacao sopra, non va via né con il cibo né con il burro cacao. Alcune volte, anzi non alcune volte, quasi sempre, ho difficoltà a struccarlo anche con il bifasico, quindi per farvi capire quanto tiene questo rossetto. Se vi piace la formulazione sono sicura che ci sono anche altri colori disponibili. E sicuramente devo prenderne degli altri, lo dico da sempre, ma in realtà poi compro sempre un sacco di roba e mi dimentico di andare sulle cose che mi piacciono e prendere altri colori. Quindi vi prometto, giurin giurano, come facevo da bambina, comprerò altri colori di questo rossetto. Passiamo a un rossetto super economico, sto parlando del Mega Lust di Wet n Wild. Questo qui è nel colore Missy and Fierce. Molto molto carino questo rossetto, costa tipo 4 euro, 4,99 se non sbaglio, qualcosa del genere. Anche questo è una mezza tonalità, quindi né troppo chiaro né troppo scuro, che vira, diciamo, abbastanza neutro, però vira più sul blu. Simile a questo, ma un leggermente più scuro. Mi sentirete praticamente descrivere i colori quasi allo stesso modo, però sono tutti rossi ed è difficile fare delle distinzioni. Li vedrete indossati mano a mano che parlo, quindi vedete poi realmente com'è il colore. Questo rossetto è molto molto cremoso, quindi l'applicazione non risulta tanto difficile come magari quelli che sono più liquidini, come uno che vi faccio vedere tra poco. L'applicatore non è dei miei preferiti perché è fatto tipo scavato verso l'interno, quindi non è proprio dei miei preferiti, però il rossetto mi piace molto. Il rossetto molto liquido di cui vi stavo parlando è questo qui di Wycon, che è il Long Lasting Liquid Lipstick nel colore 14. Di questi rossetti ho fatto una recensione e devo dirvi che non tutti mi piacciono. C'è molta differenza tra i diversi colori, alcuni non scrivono per niente, sono davvero troppo liquidi, altri invece sono molto belli. Uno di questi è appunto il 14, che è un rosso a base arancione bellissimo, mi piace davvero tantissimo. Di questo anche faccio un paio di passate, non lo trovo super scrivente come tanti che vi faccio vedere in questo video. Però con 2 passate il colore risulta super pieno e anche la durata non è per niente male, non mi secca le labbra, magari quando mangio va via giusto al centro delle labbra, però lo riapplico sopra tranquillamente e non mi dà nessun problema. Rimaniamo in tema Wycon, un colore che mi fa impazzire letteralmente è questa qui che è la matita Long Lasting Lip Liner nel colore Ruby 01. Questa matita è pazzesca. È un rosso di media intensità, anche questo diciamo che è abbastanza neutro, quindi contiene sia un po' di blu sia un po' di arancio, però è un rosso molto particolare rispetto agli altri, cioè è come se vira leggermente di più sul mattone, sul marrone, quindi non è un rosso super sgargiante. Ecco, se magari volete iniziare con un rosso, vi posso consigliare questa matita qui perché non è un rosso molto molto acceso che dà subito nell'occhio, ma appunto quella componente un pochino marroncina che rende il rossetto più spento, ha quasi un effetto di rosso antico, posso descriverlo in questo modo, sto cercando di creare delle varianti nei colori, ma alla fine sono tutti rossi ed è difficile davvero distinguerli. Un altro rosso che mi fa letteralmente impazzire è questo di Gerard Cosmetics nel colore Immortal. Questi sono gli Hydra Matte, cioè questi, questo è l'Hydra Matte di Gerard Cosmetics. Questi rossetti sono pazzeschi, sono tra i miei rossetti liquidi preferiti. Ve ne parlo da, non lo so, praticamente quasi quando ho aperto il canale. Questo qui l'ho quasi finito, per non dire finito, quindi spero di riuscire a fare degli swatch se è un'applicazione decente, perché devo andare davvero a scavare all'interno del barattolino. Questo è un rosso medio scuro a base blu, mi piace tantissimo, devo assolutamente ricomprarlo, infatti non so perché non l'ho preso con il 30% di sconto, forse perché sono una cretina, perché è un rosso fantastico. Se state cercando un bel rosso, un bel rossetto liquido che non vi secchi le labbra, prendete lui. Allora ragazzi, ho un piccolo problema, nel senso che non so dove è finito il mio amato rossetto liquido di Sephora nel colore 01.
Visto che non ce l'ho qui, spero di non averlo perso. Se non vedete lo swatch e l'applicazione mentre chiacchiero è perché non riesco a trovarlo. Comunque ve lo voglio menzionare, vi faccio vedere quello di un altro colore perché è un rosso bellissimo, ok? Il colore in questione è lo 01, questo è lo 03, quindi ovviamente non è la stessa cosa. Il colore in questione è un rosso medio scuro a base blu che è pazzesco. L'applicazione mi piace tantissimo, la durata del rossetto mi piace tantissimo, il comfort che dà sulle labbra allo stesso modo mi piace un sacco. Diciamo che lo paragonerei quasi a quello di Gerard Cosmetics. Forse i rossetti di Gerard Cosmetics e di Sephora sono i miei rossetti liquidi preferiti, anche quelli di Jeffree Star sono molto belli. Sì, direi che questi tre sono in assoluto i miei preferiti, Jeffree Star, Gerard Cosmetics e Sephora. E per quarto ci metto Nabla, ok? Ho fatto una mini classifica. Se vi piacciono dei rossetti liquidi, volete una scelta ampissima di colori, andate da Sephora o andate insomma sul sito internet e guardate tra questi qui che sono i Cream Lip Stain. Parlando appunto di Jeffree Star, vi faccio vedere un rosso bellissimo che è Unicorn Blonde. Questo rosso è, diciamo, a base marrone scuro, quindi anche questo sicuramente non è su questo genere, per chi vuole qualcosa di più spento e di non così sgargiante. In generale, vi ripeto, i rossetti liquidi di Jeffree Star, ce ne ho due, mi piacciono tantissimo, anche di questi devo prendere assolutamente altri colori. Super confortevole sulle labbra, si applica benissimo. L'applicatore non è dei miei preferiti perché anche questo, come quello di Wet n Wild, è fatto così, scavato verso l'interno, però anche qui il rossetto è pazzesco, quindi chi se ne frega dell'applicatore, ce lo facciamo andare bene e portiamo il rossetto. Questo rossetto non sono sicura sia ancora in commercio, ma è di un rosso pazzesco. Se riuscite a trovarlo, prendetelo. In generale, questi rossetti qui di NYX, che sono i Full Throttle, sono veramente molto molto belli, sono dei rossetti matte, molto confortevoli da portare, quasi vellutati, non sono quei matte super asciutti, sono dei matte cremosini. Il rosso in questione è, diciamo, di media intensità e vira leggermente sull'arancione. Anche questo non è che è tanto arancione, cioè contiene anche un pelino di blu, però mi piace veramente un sacco, super confortevole sulle labbra, rispetto agli altri ovviamente dura un pelino di meno perché è un rossetto, non un rossetto liquido, quindi quando mangiate tende un pochino ad andare via, però anche questo lo riapplicate al centro delle labbra e va benissimo. Se avete delle labbra super secche e non sapete e non volete dei rossetti liquidi, vi consiglio di guardare questo perché appunto non si asciuga come un rossetto liquido e rimane leggermente più confortevole. Ultimo ma non per importanza è un rossetto liquido di Nabla. Questo qui si chiama Rumors ed è un colore pazzesco. Questo è un rosso a base blu. Mi avete visto portarlo, anche questo è di media intensità, è molto simile al colore delle mie unghie. Questo l'ho utilizzato settimana scorsa, due settimane fa, insomma, non mi ricordo, nel tutorial natalizio, quello con tutti i glitter, e vi è piaciuto un sacco. Nei commenti mi avete detto: Giulia, che bel rosso, ti sta benissimo. Quindi anche questo è un rosso super consigliato perché è davvero bellissimo. Mi secca un pelino le labbra, però anche qui ci metto un po' di burro cacao sopra, lo tampono con una velina ed è perfetto, non mi dà nessun problema, anche con il burro cacao applicato sopra non se ne va in giro per le pieghette delle labbra. Quindi ragazzi, questi erano i miei rossetti rossi preferiti, sono curiosissima di sapere quali sono i vostri, spero di non essermene dimenticata nessuno perché quando giro questa tipologia di video poi magari apro i cassetti e dico: ah cavolo, dovevo inserire anche questo. Comunque, come sempre, poi vi parlo dei prodotti che mi piacciono anche in altri video, quindi sicuramente vedrete eventuali prodotti che mi sono scordata di inserire qui. Vi dicevo, fatemi sapere assolutamente in un commentino qui sotto quali sono i vostri rossi preferiti e se portate il rosso a Natale e se dopo aver visto questo video avrete il coraggio di indossarlo se non l'avete mai fatto. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia, ricordatevi che potete sempre spolliciare all'insù oppure iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video e buon Natale! Ciao!